Ed eccoci cari telespettatori, un altro approfondimento, un'altra intervista molto interessante. Collegato con noi abbiamo il professor Fabrizio Marrella, avvocato ordinario di diritto internazionale Università Ca' Foscari di Venezia, membro della Corte Arbitrale della Curia Mercatorum di Treviso. Ben arrivato, ben ritornato qui con noi professore. Grazie a voi per l'invito, grazie. Allora, beh, visto che incominciamo dalla fine, Curia Mercatorum di Treviso, mi accennava un po' fuori onda che funziona anche bene, un ambito di risoluzione stragiudiziale delle controversie di carattere Certo, è contrattuale. Un'attività molto importante oggi perché purtroppo con la crisi della giustizia, che non è dovuta tanto ai magistrati ma quanto all'accumulo di cause civili che purtroppo in Italia aumenta a dismisura, è chiaro che le imprese non possono attendere 5, 7, 10 anni per avere una soluzione alle loro eventuali controversie. Quindi organismi come Curia Mercatorum hanno predisposto un servizio di risoluzione delle controversie che va dalla mediazione, utilissima, su cui poi forse torneremo perché in ambito internazionale è molto utile, e l'arbitrato quando appunto serve porre un punto finale a una controversia, in particolare con un cliente estero. Ma è un centro che funziona molto bene, che ha un'attività notevole. C'è da parecchi anni anche attiva, tra l'altro. Sì, sì. Allora, noi vogliamo affrontare però insieme e sviluppare tre temi diversi che sono molto anche interessanti e particolari. Da quali incominciamo, professore? Cosa lo ispira di più? Che sono tutti e tre pruriginosi in certo qual modo. Forse potremmo dire qualche cosa sulla questione dell'origine del virus e le conseguenze giuridiche per quanto riguarda... L'ho lasciata scegliere a lei, è il primo tema, perché... Ecco, infatti, c'è stata sostanzialmente, per spiegare ai nostri telespettatori, la vicenda con la Cina ha scatenato gli animi di molti e si vogliono intraprendere anche delle cause vere e proprie. È così sostanzialmente, professore? Certo, sono cause civili che sono appunto portate dinanzi a un giudice statale italiano contro uno Stato estero. Penso che però sia utile anche un po' dare il quadro internazionale della situazione, perché sembra facile, per così dire, ma non è facile per una serie di ragioni diplomatico-internazionali. Nel diritto internazionale pubblico, come molti sanno, insomma, c'è un principio generale per cui ogni Stato è immune dalla giurisdizione civile di un altro Stato. Si esprimeva sin dai tempi, diciamo, tardo medievali con il brocardo par imparem non habet iudicium o jurisdizione. Questo serve appunto per separare, diciamo, le questioni interstatali da quelle che avvengono a livello del diritto interno. Però ovviamente, detto questo, il caso del Covid e della terribile situazione che stiamo vivendo sollecita molte riflessioni. Per esempio, penso innanzitutto bisogna distinguere il piano interstatale da quello appunto delle cause a livello nazionale, perché una situazione ha un'incidenza sull'altra. Il piano interstatale è quello più interessante per il momento, perché vede una serie di proteste che sono state rivolte contro la Cina da vari governi e riguardano due serie di questioni. La prima appunto è quella dell'origine del virus, che secondo alcuni appunto sarebbe nel mercato di Wuhan, o secondo altri sarebbe addirittura in un laboratorio di virologia di Wuhan. E questa è una serie di questioni interessanti, ma che francamente non credo che interessi tanto chi si occupa di cause civili a livello interno. Poi c'è la seconda questione, molto in realtà giuridicamente, diciamo, forse un po' più semplice, che è quella del ritardo, cioè il ritardo nella comunicazione, nella notificazione da parte cinese di quanto avveniva in Cina all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, questo profilo determina in realtà una responsabilità internazionale, perché l'accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede, in particolare c'è un protocollo, il cosiddetto protocollo o accordo cosiddetto SARS, che come dice il nome è stato varato dopo la terribile altra epidemia della SARS, che prevede appunto che ogni Stato debba notificare immediatamente all'OMS un'eventuale situazione che è suscettibile, insomma, di generare una pandemia, cosa che non è, non
non è che non sia stata fatta, ma è stata fatta in ritardo per gli ovvi motivi che si sanno. Quindi una responsabilità del ritardo, una condotta omissiva, diciamo, c'è, e questa è rilevante sul piano internazionale. Dopodiché, come sappiamo, l'Unione Europea, con altri paesi, ha proposto un'inchiesta internazionale per chiarire l'origine del virus, e questo credo che sia giustissimo, in quanto non è certo un singolo governo o i servizi di un singolo governo, che peraltro finora non hanno provato nulla, ad additare, no, il colpevole in modo unilaterale. No, ci sarà una commissione internazionale d'inchiesta e poi vedremo le questioni dell'origine. Ma ferma restando la questione dell'origine, la questione del ritardo nella comunicazione è, direi, assodata. E quindi l'origine può già dar adito a una forma in qualche modo di risarcimento, cioè il problema è nato nel tuo stato, in una tua regione, di conseguenza ne hai una responsabilità nei confronti dei terzi, o non è sufficiente questo come elemento? Beh, diciamo, se si avesse la certezza dell'origine cinese, perché io distinguerei origine e provenienza, noi siamo sicuri sulla provenienza, ma non siamo sicuri ancora sull'origine. Però se l'origine fosse veramente cinese, bisognerebbe vedere poi se è un'origine di tipo civile o militare, perché se l'origine fosse militare, nel famoso laboratorio di Wuhan, qui sarebbero guai, perché allora significherebbe che la Cina sta violando un accordo internazionale sulla limitazione delle armi batteriologiche, con gravissime conseguenze. Vuol dire che sta producendo armi di distruzione di massa. Io spero, credo che la virologa Capua l'abbia accennato una volta, non arriveremo mai a questo tipo di discorso, perché sarebbe grave. Però il ritardo nella comunicazione all'OMS, che è l'altra questione, a prescindere dall'origine civile o militare, questo è importante che si capisca, perché non serve sapere se l'origine era civile o militare. Se c'è il ritardo del governo della comunicazione di una situazione di pandemia all'OMS, questo è un profilo già di responsabilità. È una responsabilità da ritardo per condotta omissiva, diciamo così. Per cui poi non è che può essere imputata alla Cina tutto quello che è successo, però la parte relativa al ritardo può essere in qualche modo scorporata, e quindi questo può avere un riflesso nelle cause civili che stanno adesso un po' fiorendo un po' in tutto il mondo. Anche questo forse è utile ricordarlo, che insomma tempo fa sui giornali sembrava che fosse un esotismo italiano, invece no, in realtà ci sono in tanti paesi diverse azioni legali che stanno venendo fuori, e quindi chiaramente sarà interessante poi vedere cosa succede. Ecco, tra l'altro, in altri paesi si stanno attivando sempre delle class action, cosa che da noi non è possibile, però in altre realtà sì. È così anche negli Stati Uniti? Sì, da noi diciamo la class action non è ancora ben sviluppata come in altri paesi, però voglio dire, non è necessaria la class action per portare, ovviamente per iniziare una causa contro uno Stato estero. Il problema in Italia è quello, semmai, che qualora si riuscisse a radicare la giurisdizione del giudice italiano, questo non serve una class action, basta anche una persona, certo, un attore, persona fisica, persona giuridica, e poi ci sarebbe però l'eccezione di immunità, e questo è uno scoglio notevole, perché come dicevamo prima, ogni Stato ha questa protezione, immunità dalla giurisdizione civile, che però proprio in Italia è stata recentemente contestata attraverso il caso Ferrini, che non a caso era quello di un signore che era stato deportato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, e quando diversi anni fa ormai fece causa al governo tedesco per ottenere un risarcimento, la Cassazione gli diede ragione, nel senso che disse che sì, l'immunità dalla giurisdizione di uno Stato estero è un principio di diritto internazionale, però in presenza di violazioni gravissime, sistematiche, non può valere in ogni caso. Però diciamo, se posso usare uno slogan degli attivisti dei diritti umani, che credo che sia significativo, immunità, che è una bella parola, vuol dire anche impunità. Impunità appunto, fa vedere un altro. Esatto, no, ma infatti questo è un aspetto anche parecchio rilevante, ma a questo punto non c'è anche pericolo di una ritorsione da parte della Cina, che si difende in qualche modo attaccando?
Aspetti. Certamente, voglio dire, dovrà difendersi nelle aule di giustizia, perché poi la causa viene fatta nella persona dell'ambasciatore pro tempore, il quale si porterà dietro i propri avvocati, e poi il giudice vedrà un po' il da farsi. E in realtà la questione operativa dell'immunità della giurisdizione, penso un po' dipende dalle singole giurisprudenze nazionali, perché il principio è uguale per tutti, però poi nei dettagli ci sono dei limiti che ogni Stato poi ha precisato a modo suo, quindi non è più, insomma, l'epoca dell'immunità totale e assoluta della giurisdizione. Questo che penso oggi, d'altronde la Cassazione nostra lo ha detto, è vero che poi l'Italia è stata purtroppo condannata dalla Corte Internazionale di Giustizia, però possiamo anche dire che pure la Corte Internazionale di Giustizia ogni tanto si sbaglia, come dicono a Roma, e quindi ci sia in qualche modo un trend evolutivo. E questo è un banco di prova importantissimo, perché se si riconosce l'immunità a uno Stato estero dopo quello che è successo, no? Con 33.000 morti, una devastazione economica pari a una seconda guerra, a un'altra guerra mondiale, insomma, direi che qui sarà un bel banco di prova per i giudici. Ecco, professore, ma qua stiamo parlando di azioni che vengono intentate sotto il profilo civilistico per un eventuale risarcimento del danno patito o penalistico e quindi una responsabilità e da ravvisare elemento colposo, doloso nella ritardata comunicazione e così via, perché ci sono diverse questioni. Perché effettivamente la Io da lesione poi quanto provocata addirittura la morte di certi soggetti può essere legata anche a un ritardo, quindi gli stati si sono attivati più tardi e tutta una serie di conseguenze. che io sappia, si tratta solo di cause civili e penso che questo tipo di azioni abbia maggiore probabilità di successo, perché se si punta ad ottenere un risarcimento dei danni a favore delle vittime, quindi c'è tutto un filone che riguarda la tutela dei diritti umani che può tornare utile e che questo caso, diciamo, gioverebbe a riguardo. Ovviamente questo è il profilo della responsabilità civile, che rientra, diciamo, nelle cosiddette International Mass Tort Litigations, così dette all'estero, e che deve essere separato però poi dalla questione dei contratti delle nostre imprese. Adesso non so se vogliamo anche affrontare questo punto. Sì, cioè, spieghiamolo meglio. Cioè, appunto, perché ovviamente la questione, diciamo, l'epidemia, il Covid, il lockdown in particolare, ha provocato la paralisi economica anche del commercio internazionale e dunque dei contratti internazionali. Quindi ha aperto tutto uno scenario che in realtà fino a poco prima si immaginava ben poco, che è quello appunto della cosiddetta forza maggiore nei contratti internazionali. Cioè, molti nostri imprenditori si sono trovati nel mezzo della tempesta, che è stata una tempesta economica, con contratti appunto stipulati in un periodo pre-Covid, che dovevano essere eseguiti, no, nel momento in cui il Covid era in azione, quindi nel lockdown. E ancora oggi si pone il problema di stipulare contratti internazionali che in qualche modo possono funzionare in questo periodo, oserei dire post-Covid, anche se non siamo ancora post, però sono quasi post-Covid. Ecco, qui secondo me, se possiamo dare un consiglio agli operatori, occorre assolutamente fare un check-up contrattuale, occorre ben vedere il contratto, ben controllare la clausola di forza maggiore, perché si tratta di clausole di forza maggiore che spesso, è brutto dirlo, ma nel nostro territorio vengono così scaricate da internet, non appassionano, ecco, diciamo, né i commercialisti né i pochi avvocati che intervengono nei contratti internazionali, e quindi vengono così inserite. Come dicono gli americani, si tratta di clausole boilerplate, però queste, come dire, clausole preconfezionate in realtà giocano un ruolo essenziale in questo periodo. Sì. Una clausola di forza maggiore sostanzialmente consente di non eseguire, o meglio, libera il debitore, come si dice, dal dovere di adempiere la propria prestazione senza dover risarcire i danni, e quindi si tratta di in qualche modo paralizzare Cioè, o per addirittura semplicizzare terminare. la cosa a chi magari non tanto non si intende, cioè, Certo. per esempio, uno ha comprato un pacchetto turistico in tempi non sospetti, pagandolo, eccetera, per farsi una bella vacanza,
Tra le cause, è previsto tra le cause di forza maggiore la pandemia, perché tante volte perde tutto e non ha diritto a nessun tipo di ristoro, o no? Sono Ecco, diciamo che per i questo per i consumatori consumatori. c'è maggior tutela per fortuna, e quindi adesso infatti anche ci sono delle misure del governo, insomma, per salvare questo tipo di situazioni. Ma io sono più preoccupato, se posso, non tanto dei consumatori di viaggi, ma piuttosto dei nostri venditori di tessile, mobili, cioè quello che fa la forza del Facciamo un Veneto. esempio sempre per chi ci ascolta, in modo che possa essere compreso. Sì, Che ci sono anche magari piccoli imprenditori o artigiani che seguono che magari possono essere interessati. Certo. È appunto un contratto che riguarda la fornitura, la vendita appunto di una partita rilevante di merci che viene conclusa con un compratore cinese, per esempio. Bisogna vedere innanzitutto la data di conclusione del contratto, perché la forza maggiore per liberare una delle parti dall'esecuzione del contratto deve essere un ostacolo imprevedibile al momento della conclusione del contratto. Deve essere inevitabile, come si dice, deve essere irresistibile e deve essere estraneo alla volontà delle parti. Questo deve essere scritto nel contratto e deve essere scritto anche qual è l'effetto della clausola di forza maggiore. Per cui ci si può trovare nella situazione, adesso per diventare, per un esempio concreto, per cui uno ha firmato un contratto, ha magari pagato e la merce non arriva a causa del lockdown. Oppure si può avere il contrario. Uno ha ricevuto un ordine. È stato pagato, però l'ordine non può partire per causa di lockdown. Quindi, quando si verificano queste situazioni, se le parti, come dire, sono di paesi diversi, quindi culture diverse, modi diversi anche di affrontare la questione, la prima domanda da farsi è: ma cosa prevede il contratto? Qui, scusi se apro una piccola parentesi, è importantissimo quindi fare i contratti internazionali bene, perché non sono strette di mano alla Marco Polo, ma sono appunto dei programmi di attività economica che quindi devono prevedere bene le situazioni. Se il contratto prevede quindi una clausola di forza maggiore, ci si basa su quella ed è importante che sia ben scritta. Ci si potrà chiedere, ad esempio, se la clausola prevede una pandemia come clausola di forza maggiore, come evento di forza maggiore. Se la forza maggiore non c'è, invece, bisogna vedere qual è la legge applicabile a un contratto internazionale, perché per sfatare un mito, non è vero che un contratto è tutto quello che è scritto nel pezzo di carta, ma ogni contratto internazionale è fatto dalle clausole del pezzo di carta, per intenderci, e la legge applicabile al contratto, che quindi è quella che dà il significato alle clausole o addirittura integra quello che il contratto non dice. Quindi, se un contratto non ha clausola di forza maggiore, si applicherà la disciplina della forza maggiore della legge applicabile. E se la legge applicabile è quella italiana, in qualche modo siamo abbastanza, come dire, possiamo capire perché si tratta della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta di cui al 1463, ad esempio, del Codice Civile. Se si tratta però di una legge applicabile diversa, per esempio quella inglese, il discorso cambia. Secondo il diritto inglese, che non è codificato come il nostro, non hanno la nostra esperienza secolare che deriva dai romani e per secoli ci ha raffinato la nostra giurisprudenza. Gli inglesi hanno un approccio molto diverso, per cui, non avendo un sistema codificato ma giurisprudenziale, per loro il dato fondamentale è quello che è scritto nel contratto. Quindi, se io ho scritto pandemia nel contratto, c'è forza maggiore. Se non l'ho scritto, non c'è forza maggiore. Quindi, come vede, la legge applicabile fa dei brutti scherzi, eh? Oppure ci sono sistemi giuridici dove, in caso di forza maggiore, vi sia, per esempio, un obbligo di rinegoziazione del contratto, cosa che potrebbe anche essere utile, però bisogna saperlo prima, ecco, quando si firma il contratto, questo voglio dire, non dopo, perché le conseguenze possono essere spiacevoli, no? Si sono verificati casi significativi e importanti alla vostra attenzione, che possono diventare casi di scuola con una valenza giurisprudenziale che potranno avere poi in futuro. E quindi cambiare anche il modo di andare a relazionarsi e contrattualizzare rapporti di questo tipo, che poi per il nostro nord-est sono veramente fondamentali perché tante nostre aziende hanno queste relazioni internazionali importanti.
Paradossalmente, prima del Covid, se uno facesse una ricerca giurisprudenziale sulla forza maggiore, l'impossibilità sopravvenuta relativa ai contratti internazionali, troverebbe ben poco, perché sono sempre state molto rare queste situazioni. Quindi la giurisprudenza, come dire, si sta forgiando adesso. Quello che possiamo dire però è che vale così anche a scopo precauzionale, è che questa clausola, clausola di forza maggiore, deve essere ben vista, ben analizzata e soprattutto deve essere collegata al meccanismo di soluzione delle controversie. Cioè un contratto, per intenderci, contratto internazionale, è una funzione, so, non vorrei essere pedante, ma lo dico, di alcune variabili, tra cui appunto la questione fondamentale è chi deciderà la lite se c'è. È chiaro che quando si fa un contratto non si pensa di litigare o di avere un problema o di andare davanti a un giudice estero o un Certo, arbitrato estero. però può Però bisogna succedere. partire da queste ipotesi e soprattutto prevedere un meccanismo di conciliazione e mediazione che consenta di aprire una discussione con l'altra parte prima di trovarsi davanti a un giudice o a un arbitro, perché molti dei nostri imprenditori, questa è la mia personale esperienza, delle volte non sanno neanche che nel loro contratto hanno accettato la giurisdizione del giudice, che ne so, algerino, del giudice Sì, cinese. infatti. Cioè, ma io non l'ho letta, nessuno me l'ha detto, non so, il commercialista me l'ha detto, però qualcuno la deve leggere questo contratto, perché stiamo arrivando al punto per cui noi saremo, da italiani e da veneti, molto furbi nel discutere del prezzo e delle condizioni di consegna, ma non siamo, secondo me, ancora sufficientemente furbi nel vedere questi aspetti qui, che sono certamente giuridici, però chi decide la controversia, se c'è, e sulla base di quale legge applicabile, è la vita di quel contratto. Assolutamente. Professore, la interrompo un attimo, continuiamo. Ci sono anche altri temi, parleremo anche del vaccino e quanto connesso all'aspetto appunto giuridico di questa cosa. E dopo la pubblicità, quindi tra pochi secondi.